Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Funny Gamery, che siamo tornati su Far Cry 5 e dopo aver sconfitto Fate stiamo iniziando ad esplorare il suo bunker perché dobbiamo andare a salvare lo sceriffo. Ecco, trova lo sceriffo. Sono vostro padre. Ma... E voi siete i miei figli. Oh no. Ho un mandato di cattura per il tuo arresto. Ma quelli sono morti, cosa ci fanno qui? Tradimento con intenzioni violente. Quindi ora vieni avanti e tieni le mani. Dovrà succedere qualcosa. Io lo sento, e voi? Vabbè. Eccolo, eccolo. Non mi resta molto tempo, sai. Il Gaudio lo devi fermare. Devi fare in fretta. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. No, 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 no. Once was lost, but No. now I'm found. Ti stai impiccando, no. Sì, ma non ti uccidere. Blocca la produzione di Gaudio. Vieni qui, novellino, presto! Sai, sta durando molto questa... vabbè. Qui siamo fuori da Gaudio. Dai, che palle! Oh, è morto. Sì. Sbrigati! Attenzione! Dai!
Dobbiamo stare attenti, non abbiamo che ti medici. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. A posto. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Dai. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Intanto vi sto uccidendo tutti. Valvole centrali sovraccaricate. Ho fatto come un po' punk, sì. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. L'ultimo è rimasto. Dai, l'ultimo. Perfetto. Blocca la protezione di Gaudio. Attenzione. Sì. Valvole centrali sovraccariche. Blocchi. Distruggi le bombe centrali. Attenzione, valvole centrali sovraccariche. Blocchi di sicurezza offline. Vai. Oh sì. La tua non è distrutta. Perfetto. Raggiunge il silo. Dai! E vabbè! Che lui si prende il lanciarazzi così! Non l'ho preso io il lanciarazzi, chi gliel'ha detto di estrarre il lanciarazzi? Vabbè. Comunque ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo raggiungere il silo. Bene. Evacuare immediatamente. Sovraccarico imminente. Evacuare immediatamente. Sovraccarico imminente. Evacuare immediatamente. Pare che muore questo.
scarico imminente. Evacuare immediatamente. Attenzione. Perfetto. Sovraccarico imminente. Evacuare. Fugge dal bunker. Sovraccarico imminente. Evacuare immediatamente. Devo salire, sì. Oh! Attenzione! Sovraccarico imminente. Evacuare immediatamente. Sovraccarico imminente. Evacuare immediatamente. Dove è questo? Sovraccarico imminente. Evacuare immediatamente. Dai. Oh! Carico imminente. Evacuare immediatamente. Siamo usciti, siamo usciti. Ma quindi ogni leader che eliminiamo c'è sempre una scena del genere. Però che spettacolo, ragazzi. Ben Driver, regione liberata. Sì, come è successo con la regione di John. Cioè, però ragazzi, che storia quella di Fate. Da lacrime virili. Ah, è salvo lo sceriffo. Peccato per Burke e Vigil. Hai una brutta cera. Sì, sono uno straccio, eh? Ti serve aiuto per rientrare? Ma no, ce la faccio. Non credevo ce l'avresti fatta. Hai salvato un sacco di brava gente. Non dimenticarlo. Ehi, mi serve una mano! Devo andare. Sai, c'è stato un momento, prima che arrivassi tu. Avevo perso la speranza, non vedevo via di uscita. L'ho visto, ti stavi impiccando. Ma tu m'hai guidato. E abbiamo perso della brava gente, ma tutti qui, tutti noi siamo vivi per merito tuo. E sono fierissimo di te. Ora devi trovare quel diavolo di Joseph Seed, consegnalo alla giustizia o fallo fuori. Prima c'è Jacob, te lo sei dimenticato. È un ordine, vice. Eccolo, eccolo, Joseph. Un sigillo è stato aperto. Di nuovo, un altro sigillo. La mia Fate. La mia Fate. Non è stata la prima a portare quel nome, ma sicuramente era la più devota. Era come molti di voi quando è venuta da me. Perduta.
ferita. Ho riposto la mia fede dentro di lei. Ed è diventata angelica. Perfetta. E ora quei peccatori ce l'hanno portata via. È la fede ciò che ci unisce tutti. Senza di lei siamo perduti. E noi non perderemo mai la nostra fede. Chi proverà a farci del male dovrà soffrire. Beh, cioè, però l'ha riempita di droga, cioè dico, l'ha detto anche Fate. Se sei nei pressi di un negozio, facci un salto. Ci sono dei nuovi giocattoli da provare. Sì, poi vedo. Che storia, ragazzi. Cristo santo, ce l'hai fatta. Fate è andata. Liberi tutti a Amben River. E con John sottoterra resta solo Jacob. Esatto. Si nasconde su a nord. Continua così, vice. È rimasto l'ultimo, ragazzi. Jacob. Ecco, Fate è morta. Come ho fatto con la regione di John, ragazzi, prima di andare nella regione di Jacob, faremo quello che è rimasto, le missioni secondarie. Sì. E poi andremo nella regione di Jacob, che sarebbe il fratello maggiore. Quindi il fratello minore è morto, una sorellina che è stata adottata in teoria, è stata forzata, non adottata, cioè l'ha detto lei stessa, a 17 anni l'ha trovata, l'ha riempita di droga e l'ha costretta a fare queste cose. Beh ragazzi, ora che abbiamo sconfitto Fate, ci restano le missioni secondarie, gli avamposti, come abbiamo fatto nella regione di John, che prima di passare alla nuova regione abbiamo completato prima tutte le missioni. Anche se comunque sia, nella regione di John ci sono tre missioni da completare. Cioè due missioni sarebbero quella che vuole i fumetti e quella che vuole gli accendini. Ma una missione non ho capito dove si trova. Ma probabilmente che può darsi che sia la scorta da Prepper qui. Anzi ragazzi, sai che vi dico, facciamolo. Tanto c'è lo spostamento rapido vicino. Ah no, ma siamo nella terra di John. Di Jacob, scusate. Ecco. Mi sa di no. Regione di Jacob. Non ci chiamano, no, vero? Eli e la sua milizia, sì. Whitetail sono su queste montagne. Sono armati e diffidano degli estranei, proprio come piace a me. Ma è da giorni che non ho notizie di Eli. Eli. Immagino sia già in guerra con Jacob Seed. L'unica comunicazione che ho ricevuto è di mia nipote Jess. Dice che la setta ha trasformato la segheria in un campo di prigionia. Potresti iniziare da lì. La segheria che si trova qui. Mi chiamo Jess. Jess Black. Mi trovi alla segheria. Il cuoco ha i giorni contati. Beh ragazzi, come vi ho detto prima, dobbiamo completare la regione di Fate. Però non so, voglio vedere questa scorta del Prepper se appartiene alla regione di John Seed, cioè di cui era a capo John Seed. Vediamo un po'. Permesso di recupero. Richiedente Thompson Salvage e Recovery. Località Silver Lake, Montana. Descrizione: piccolo Cessna sommesso. Nota: The Spirit. Insieme al suo pilota Fred Tanner. Si è inabissato l'8 marzo 2013. Dal relitto abbiamo recuperato una cassetta di sicurezza. Ci manca la chiave.
Recuperi preziosi. Vediamo un po'. Ah, qui. Una squadra di recupero ha rinvenuto nel relitto dell'aereo caduto nel lago una cassetta di sicurezza. Al momento non si trova ancora la chiave. Però ragazzi, non lo so, è al limite sulla regione di John e Jacob, quindi non lo so ragazzi. Facciamola. Vediamo un po'. Però non possiamo stare sempre sott'acqua. Forse è lì? Probabile. Però non trovo niente. Forse dobbiamo cercare in tutti questi cosi dove c'è fumo verde, ecco. Sali, sali! No, 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 cazzo! Si sono fermati. Mi hanno perso. Ragazzi, sto morendo. Cosa qui in questa barca? Cos'è uscito quello? Così. Così non ci sono più. Comunque non trovo niente io. Forse è qui. Una chiave. Apri la cassetta di sicurezza. Aspetta, risalgo. Dove si trova la cassetta? Qui. Ah, forse sì, dove abbiamo letto la lettera. Comunque sono belle queste missioni, cioè, le Scott e Pepper. Cioè, a me stanno piacendo. Li faccio con piacere. Ah, abbiamo trovato, sì, il tesoro è qui dentro, ecco. Scusate. Io mi prendo tutto. Vediamo un po'. No, ragazzi. Una missione completata sulla regione di Jacob. No, non era questa la missione. Non riesco a capire dove sia. Potresti che spunta dopo, non lo so. Vedremo. Ritornando alla regione di Fate, che dobbiamo completare le missioni secondarie. Aspetta, cos'è questo? Ma questa è una missione principale. Xander Flynn. È un nuovo personaggio. Spostamento rapido. Ah, tra l'altro qui c'è anche una missione secondaria. Però prima andiamo da lui, vediamo. Oddio, guarda che disastro Ah, è tossico. i Toy Gli Boy. edifici devono essere fermati. Parliamo un secondo. I Toy Boy della signora Trubman. Ma ti rendi conto di quello che fanno? Il gaudio sta finendo ovunque. È la robaccia tossica che la gang dell'Eden's Gate spedisce ovunque.
quella roba finisce nel fiume ed è più tossica dei tossici. Li vedi quei container verdi? Sono pieni di gaudio e gli Edeniti li stanno mandando in qualche posto importante. Dobbiamo trovare dove e distruggerli. Il mio life coach mi ha detto che devo scomporre i problemi in bocconi più gestibili. Quindi primo boccone. So di un portatile Edenita che ci aiuterà a trovare quei container. Quando li troviamo, li facciamo saltare. Ok. Qui. Raggiunge la stazione di rifornimento. Xander ha visto delle barche che trasportano container di gaudio lungo l'Emban River. Scopri la destinazione e distruggi tutti i container di gaudio. C'è uno spostamento rapido. Non disponibile, perché? Ah, perché probabilmente è nella missione. Vabbè, è vicino, ci andiamo con un veicolo. Posso persino creare i miei livelli. Pensa come sarebbe con 10 come te. Tu questo gioco qua. Facciamo un Rottweiler. Non so come hai fatto a eliminare Rita. Sono senza parole. Beh, intanto ce l'ho fatta. Mi fa sempre pensare a Natale. Ma dove sono le mie ragazze? Ah, aspetta, possiamo chiamare lei pure e provarla. Questa non l'abbiamo provata ancora. Ragazzi, usiamo loro due. Vediamo un po'. Quello con lanciafiamme e quello con gli elicotteri. Chiama un elicottero, fornisce supporto aereo e consegna un elicottero. Arma più grosso caricatore, un sacco di proiettili. Invece lui, gli attacchi hanno una scintilla speciale, sì, con lanciafiamme. Resistenza è buona parte delle esplosioni e degli impatti. Arrivo da te, dolcezza, sarò lì in un lampo. Grazie per averci liberato. Eccola. Hai chiamato mentre mi stavo tagliando le unghie dei piedi. Tutto a posto comunque. Oh, che personaggi, ragazzi. Grazie per l'aiuto. Ma lui fornisce anche un veicolo. È la prima cosa che ho ottenuto dopo il divorzio. Guido io. Dai, guido io. Sì, cazzo, metti un po' di musica. Quella merda è Edenita, però. A me piacerebbe mettere la musica, zieta, compa. A questo posto il tempo zero. Però YouTube non vuole, quindi devo spegnerla per forza la musica. Aspetta, dov'è che dobbiamo andare? Devo segnare la strada. Ecco. Calzini in più. Non si può mai sapere quando serve tenere i piedi al caldo o improvvisare un momento bondage. Ora lei. È possibile che tu mi piaccia ancora di più, tu fai cose simili. Ah, aspetta, ma questo è suo nipote. Ah, allora parlava di lei, di Adelaide Drabman, in quella lettera. Quindi lui è il nipote della signora Drabman. Tutto in famiglia. Cioè, ora ci deliziano con le loro battute. Ah, che è portatile. Ehi, dimenticavo. Il portatile si connette al GPS sulle loro barche. Figo, Quindi trova il computer, trova le barche e così troviamo anche i contenitori. E poi tu li fai saltare in aria. Ok. E spara. Dio il diavolo che ti mando io, tesoro. Abbiamo dei nemici. Taci una volta per tutte. Hanno visto la mia mercanzia. Ma che spettacolo. Che brivido mi dà il grilletto. Ah, c'ha le cartucce incendiarie, non hai il lanciafiamme. Ma bellissimo.
Agariamo sto portatile. Oh, grazie Gesù. Attendi che l'agare finisca. Mi muovo. Guai in arrivo. È quello che ti meriti. Ma wow. No. Scusa. Si è messo davanti. Ah, ma io devo prendermi i kit medici. Sono più fuso di un cioccolatino in Giamaica. Ragazzi, questi personaggi sono... belli questi personaggi. Potevo fare di meglio, farò di meglio. Ho ancora i capelli perfetti. Accidenti, ma come fai? Levati. Ha finito, ha finito, ha finito. Cosa devo fare? È qui? Ah, ecco. Dobbiamo andarci. Andiamoci con la tua auto. Come si chiama quello? Me lo sono dimenticato. Sharky. E lei Adelaide. Vabbè, lei lo so. Vieni, Sharky. Messo la cintura, non inizierò a farlo ora. 2500 metri. Da piccolo volevo fare il pilota di auto, ma c'erano veramente un casino di regole. Non si possono mettere spuntoni sulle ruote, non si spara dal finestrino, non puoi presentarti ubriaco. La vita è troppo corta. Ma che dice? Attenzione. Sì. Questa è per una missione, ragazzi. Levati, levati, Sharky. Ma che fai? Questa sì che poteva andare a puttane. Ma non avevo distrutto 4 nella puntata precedente, vabbè. Manca l'ultimo veicolo. Mi è passata la vita davanti agli occhi. È stato come uno di quei video rap. Super patinato con un sacco di chiappe e soldi. Mi sono fatto una bella vita. Oh, preferisco le giornate un po' meno emozionanti di questa. Hai una luce tutta tua. Hai presente com'è le tipe incinte? Ma è incinta di omicidi invece che di bambini. La setta qui reclutava gente con i barbecue. Una volta sono andato. La peggiore insalata di patate della vita. Non dovevano avvelenare la gente dopo che si univa a loro. Ah, boh. Non so se hai conosciuto il mio ex Herc Senior, ma lasciati Herc dire che è un grandissimo stronzo. Egoista e stupido come la merda. Si è candidato per il come Senato. Sex? Sarà perfetto insieme al resto dei nostri politici. Ah, l'ex moglie di Herc. Non ci credo. È stata la moglie di Herc.
Ragazzi, questo lo dobbiamo distruggere. Guardati le spalle, dolcezza, guai in arrivo. Perfetto. È quello che ti meriti. Cioè, fanno 8 loro. Andiamo, Sharky. Mi sono scheggiata un'unghia e ho sentito l'anima che mi usciva dal corpo. Siamo arrivati. Quando trovi quelle barche edenite, seguile. Ti porteranno dritto al deposito principale. Per sbaglio. Segui. Armi pronte, tesoro. Guai in arrivo. Dobbiamo seguire. Ma possiamo seguirle con l'auto? Attenzione. No, no. Sharky, esci. Ehi, mi sposto. Sono di nuovo io. Allora, ho perso la barca sul GPS. Fa cacare la tecnologia. Vabbè. Controllare dappertutto lungo il fiume, io. Da qualche parte ci devono essere quei contenitori di Gaudio. Ce la puoi fare. Spero tu stia per andartene, perché vedo guai in arrivo. Ho distrutto il veicolo di Sharky. Sono di nuovo cioè, io. È andato sott'acqua. Ho perso la barca sul GPS. Fa cacare la tecnologia. Ti tocca controllare dappertutto lungo il fiume, yo. Da qualche parte ci devono essere quei contenitori di Gaudio. Ce la puoi fare. Me lo devi dire un'altra volta. Non lo so. Apri il terzo occhio e stringi i chakra. Se non vedi nessun grosso contenitore di Gaudio, vuol dire che non sei nel posto giusto. Continua su per il fiume, lo troveremo. Raggiungi i contenitori di Gaudio nascosti. Sapete che dico? Ora mi metto con Adelaide. Vai qui. Però l'elicottero si sta distruggendo, Adelaide. È malata. Ma perché mi ha messo sott'acqua? È morta anche lei. Vabbè, raga. Boh. Che bellissima giornata. Potrebbe migliorarla solo un bel ranger sexy che esplora la foresta. Sei la zia migliore che si possa desiderare. Andiamo a piedi. Vabbè, 300 metri, dai. Peccato che il parroco Jerome sia un uomo senza macchia. L'idea di traviare un uomo di chiesa è così eccitante. E non no, è nella mia vita tutti i buchi valgono. Insieme a Nick Rai e John Seed. Oh, non guardarmi così. John Seed è morto, Adelaide. Distruggi i contenitori di Gaudio. Ce n'è 20. Container verdi di Gaudio. Color frappè di cavolo, non avocado.
La differenza la capisci da... Yo, so che hai da fare, ma ho appena avuto un flash. Quel posto lì è tipo una vecchia miniera. Sarà piena di C4 e altri esplosivi. L'ideale per far saltare in aria i contenitori di Gaudio, no? Forse mi conviene. Ottima idea! Armi pronte, tesoro. Guai in arrivo. Un altro trofeo per la mia sala! È quello che ti meriti! Ecco. Molto ingegnoso, ti avevo guadagnato. Oh sì. Ah, pure con i proiettili, a posto. Così. Sì, già metano ho distrutto. Oh! Lo sai come si usa? Dacci una volta per tutte! Oh sì! Scusa, Shark, sembrava un nemico. Tutti quanti! Gaudio! Quattro ce n'è. Ultimi tre. Io un diavolo che ti mando io, tesoro! Medico! Andiamo! Oh sì. Oh oh. Attenzione. Qua. Ultimi due. Questo c'è il lanciarazzi, è morto. Perfetto. Vedo la nuvola di Gaudio da qui, yo, liberaci dal male tossico. Addi ci aveva visto giusto su di te. Un vero cowboy con tanto di speroni. Potrebbe esserci anche un doppio senso. Con Addi non si sa mai. A dopo. Perfetto, abbiamo completato. Bella è stata questa missione, dai. C'è un negozio qui. Se non altro in tasca ho un paio di camere di scorta. Quasi pulite, mi pare ovvio. Sono forse più un gentiluomo io. Perfetto. Ma forse è un mercante, non è un negozio. Cioè, è un mercante che viaggia. Sì. Vieni qui, dammi kit medici e le munizioni. Sembri cavartela. Munizioni. Kit medici. E corazza. A sto punto vendiamo pure queste, ragazzi, tanto non ci servono più queste pelli. Ah, tutto ho venduto. Ok.
Potevo farlo prima questa cosa. Quei bastardi edeniti stanno cercando di accaparrarsi tutta la selvaggia. Cioè, l'ho scoperto adesso che si può prendere tutto. Cacciare storie simili è una gallata. Allora, io andrei da Aaron Twigby Kirby. Sono curioso di vedere chi è. Anzi, ci spostiamo con lo spostamento rapido. La setta qui reclutava gente con i barbecue. Una volta sono andato. La peggior insalata di patate della vita. Ma dovevano avvelenare la gente dopo che si univa a loro. Ah, cioè, ragazzi, lui è il primo personaggio che abbiamo conosciuto in questa regione. Solo che non ci abbiamo parlato. Sto rubando. Chi ha detto che sto rubando? Che razza di discorso è? Il nuovo ordine mondiale sta sorgendo intorno a noi, se capisci cosa intendo. Chiamami Twig. Tecnicamente sarei Aaron, ma non ci servono mica dei documenti ufficiali, no? No? No. Non mi sembri un tipo da setta. Anzi, hai un che di antisetta, come piace a me. Antisettico. Sto lavorando a una cosa per la gente come te che lotta contro la setta. Top secret, super segreto. Mi considero una sorta di chimico dilettante e ho delle ricette che ti renderanno più forte, più duro, più veloce, migliore. Non le chiamerei droghe, ma più che altro potenziatori delle prestazioni. Ti suona bene? Come pensavo. Ma c'è un problemino. Sono a corto di materia prima. Mi servirà qualche ingrediente speciale. Me ne occuperei io, ma ho un po' da fare qui. Se ti interessa, trova la roba e vieni a Prosperity, un po' più a sud-est. Non è che vuole animali. Perché li ho venduti adesso. Ehi, me lo sono sognato. Oh, ti ho già detto di procurarti quella roba. Qualunque cosa succeda, col nastro si ripara tutto. Non ho capito cosa vuole. Raggiungi il parco giochi di Twig. 2000 metri. Ah, ecco qui. Vabbè, ci spostiamo in quello più vicino. Abbiamo il negozio. Non ci prendiamo nulla. Cioè, oddio, le macchine ce le ho. Prendiamo questa, dai. Vieni, Sharky. Andiamo nella macchina del futuro. Spegni. Only you. Stava cantando. Entra. Non ho mai messo la cintura. Non inizierò a farlo. Andiamo. La religione è una cosa personale, cioè per me puoi anche venerare una tortiglia, però poi non aspettarti che io venga a portare il guacamole alla tua festa, perché a quel punto verrei con del gelato, con qualcosa di americano. Aspetta, cos'è quello? Senza esitare. Ok. No! Aspetta! Copritemi, mi muovo! Oh sì.
Ce ne altre tre barche. Vieni, Sharky. D'accordo. Ma è morta Adelaide. Selezioniamo lui per adesso, Nick Rai. Con l'aereo. Sì, cazzo, metti un po' di musica. Non quella merda Edenita, però. Per questo. Io, bersagli in arrivo! Cercavo di marchiare la barca con una Adelaide. E non lo marchiava. Perché era morta. Cazzo, per poco. Non vedo l'ora che tutta sta storia sia finita. Nick Rai, dove voli, dove vai? Senti che rima. Dove voli, dove vai? Siamo arrivati. Porta gli ingredienti a Twig. Ragazzi, qui ci sono le acrobazie di Crash Nixon. Poi le faremo. Non sono esattamente un amante dei cani. Certo. Ehi, perché mi snobbi? Da dove sei arrivato? Ascolta la parola, io verso l'Eden e sgombra per coloro che hanno fede. Ah, l'altare. Hai la roba? Ottimo. Questo intruglio ti manderà in orbita. Diventerai un mostro. Non ti riconoscerà manco tuo padre. Hai un buon padre? Io non l'ho avuto. Ha aiutato gli Edeniti a preparare il loro succo speciale. Ha usato la mia cavia proprio come una cavia da laboratorio. Povero Hamlet. Scusa, cosa stavamo dicendo? Giusto, giusto, le droghe, cioè i potenziatori delle prestazioni. E ti bombiamo come un wrestler della TV, così gli Edeniti non avranno scampo. Ma dobbiamo capire i tuoi limiti. Ho preparato un percorso a ostacoli per mettere alla prova i tuoi riflessi. Sono robe scientifiche complicate e piene di sorprese, ci siamo capiti. Affronta il percorso, così posso capire la dose. Distruggi i bersagli. Ok. Ma non so se è la droga o... E va bene, è la droga. Che spettacolo. Una corsa. Cioè, non dico ostacoli, ma equipaggio l'ARC ARC. Che vuol dire? Pesci maiali. Ma che vuol dire? Ok. Su una scala da 1 a 10, che voto daresti? Non ho avuto molto tempo da dedicare a dei test mirati. Comunque l'hai fatto da sobrio e adesso ti do un po' di velocità. Super speed, ma non è speed, eh? Lo chiamo fast. Ok. Marketing 1.0, nomi semplici e incisivi, tipo arancia. Cioè, le arance sono arancioni, no? Chi se l'ha inventato è un cazzo di genio.
Prendi qua, fatti il percorso, spara i bersagli, tagli ai maiali. Facile, no? Ah, sì, sì, sì. Non sentirti in colpa per i maiali. Se lo sono meritato, cazzo. Loro lo sanno perché. Ah, ok, non c'è tempo da perdere. Muoviti. Prendi il preparato omeopatico fast. Ora vediamo cosa sicuramente. Ecco. Primo L1, APR1, ok. Seleziona il tuo preparato omeopatico. Qual è questo? Oh, questo, fast. Ma che cazzo? C'è tempo. Ma che cazzo? Ma che figo! No, ora li dobbiamo uccidere. Dai! Ma perché devo uccidere i maiali? Falla con Trick. Perché si trova lì sopra? Milioni di visualizzazioni. Mio padre diceva che le armi sono come i preservativi. Mai capito cosa intendesse. Ho il cuore a 300 all'ora e non ho preso niente. Te l'ho già detto, ma te lo ripeto volentieri. Le sostanze chimiche sono la soluzione perfetta a tutti i problemi che puoi avere. Se ti serve un'altra dose, la ricetta per il fast è tutta tua. Seguila alla lettera. Non dare la colpa a me se la cambi. È così che funziona la scienza. Allora, posso svelarti un piccolo segreto? Sto lavorando per diversificare la mia linea di prodotti. Una bottarella che ti aiuterà a generare più forza fisica, ti darà la forza di 10 uomini o forse di 4 uomini grossissimi. Secondo me è un parente di Larry Parker. È pazzo come lui. Mi ha insegnato mia nonna. Quello che è andato. Ero decisamente troppo piccolo. Negli alieni. Spero che mio figlio compia 5 anni. Grazie, Raimel. Missione secondaria Furious. Ah, è qui. Forse. Ah, sì, sì. Con lui. Sì, mi ha piantato per. Quindi cosa fai lì? Forza, 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 forza! Potrei vendere un pacchetto in combo. Furious e Fast. Vabbè, ragazzi. Si ricambia quando ci sono gli edeniti che si inculano l'impossibile. Ragazzi, la facciamo al prossimo video, questa seconda missione di questo tizio Twig, come si chiama? Twig, sì, Twig Kirby. Ok. Continuiamo al prossimo video, ragazzi. Faremo queste missioni secondarie fino a quando poi passeremo all'ultima regione, quella di Jacob. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti!